Ragazzi, io non ne posso più. Guarda, non me ne parlare. È riuscita benissimo, no? Che ve ne pare, eh? Bella? Ehi, ma tu che ci fai? Sì. Ti hanno già cacciato di casa, i tuoi. Ehi, stanotte dormo qui, così non sentirete troppo la mia mancanza. Ma se te ne sei andato soltanto ieri. Cos'è quella roba? Il mio letto è diventato un deposito adesso. Come siete andati al concorso? Io non l'ho visto. È andata bene, siamo passati, ma adesso i man ci distruggeranno. E perché? Quelli hanno un manager, un consulente artistico e anche una pagina web. Ma la pagina web posso farla anch'io. Basta qualche ora. Ha ragione. Che stai aspettando? Sì, d'accordo. Sentite, dai, ragazzi, io sono qui, eh. Allora, ascoltami bene. Io il nome lo metterei qui e la foto ragazzi, qui al lato. Ti ricordo che qui c'è Jeka, sì. Leon, che oggi è venuto a trovarmi. Jeka, non sono nemmeno due ore che te ne sei andato. Va bene, ma questo che significa? Hai ragione. È rimasto solo un giorno con noi. Il tempo qui non c'entra, Mercedes. Ma no, ma è evidente che non vuole vivere con noi. Non sono un'ingenua. Qualunque scusa è buona per venire qui a giocare, a mangiare, a dormire. Ma questo è logico, no? Perché io capisco che la sua famiglia siete voi. No, non è così. Leon ha sempre sognato di ritrovarti. Lo so che è difficile. Ma è solo questione di tempo. È questione di tempo. Tra desiderare qualcosa e ottenerla è solo questione di tempo. È con tutto l'amore di padre che ti dico, starei molto meglio senza di me. Che vigliacco. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Ecco, leggi. Leggi qui dove dice a volte i genitori viziano troppo i propri figli. Quindi resta da sola. No, non è così. Qui dice che non vuole viziarti. Che ho tutta la vita davanti e gente che mi vuole bene. E che è meglio che io resti con loro. Forse io rompo troppo le scatole perché lui ora mi possa seguire. È questo che dice. Tu sai bene che non è così. Ma tu l'hai letta. Io sono così cattiva. Io credo che lui abbia paura di essere un cattivo padre. Si legge tra le righe. Tu dagli tempo. Quanto ancora? Spesso il tempo che ci separa tra i nostri progetti e la loro realizzazione può essere eterno. Io non so proprio perché i ragazzi non formano una band mettendosi tutti insieme. Hanno cantato così bene, dovevi sentirli. Ma tu perché non sei venuto? Ecco, io stavo studiando, tutto qui. Ah, è stato un vero peccato. Erano così carini e poi avresti dovuto vedere la tua ragazza. È stata veramente uno spettacolo, eh? Ah, sì? Alza la gamba adesso. Sì. Sì, perché Tevi è la tua ragazza, vero? Attento. Il fatto è che è ancora un po' troppo giovane. Va bene, allora diamole il tempo che cresca, no? Attenta, fai cadere così. Non ci vorrà ancora molto. Caridad mi ha detto che avevate fame. Questa brava! Sì che è una buona idea. Ma non avevate le prove oggi? Non dirmi che è un'altra bugia di Nazza. No, sta tranquilla, sono soltanto io che non ci sono andata. Bene. Che sta facendo, l'amore mio? Il compito di Cielo. Ti ha dato i compiti? Sì, ci ha chiesto di descrivere i nostri tre momenti più felici. Allora, come ti vengono? Se mi interrompi, non finirò più. Ehi, ma che modi sono questi? Dai qua, fa leggere. No, adesso no. Tanto poi lo dovrei leggere davanti a tutti. Sì, ma adesso no. Va bene? Adesso sì, invece, d'accordo? Ti ho detto no. Niente storie, fammi leggere quello che hai scritto. No, Valeria, non me lo fa ripetere. Ma come? Tu leggi sempre le mie cose e io non posso leggere quello che stai scrivendo. Ma questo è diverso. Perché? Hai scritto forse di Brenda o magari di Mar? Dai, fammi leggere. No, Valeria, no, ti prego, non insistere, no. Quando vogliamo qualcosa, di solito la vogliamo subito. Ci sarà una ragione, no? Alla nostra! Auguri, ragazzi. Ad ogni modo, per me è ridicolo. Perché suonare con loro? Non sono vostri rivali. No, ma sono anche dei nostri... No, tu senti, poi sei il peggiore. Non hai nessuna presenza scenica. Sembri di cartone. Melody, tu mettici un po' di carattere, eh? Steffi? Sì? Tu devi mettere su un paio di chili. Ti studio una dieta? Dai, No, tu ora preoccupati solo di te stesso. Sembri una statua.
Ora veniamo a Nacho che fa l'occhiolino alla telecamera. Sbagliato, è un atteggiamento che può anche dare fastidio. Troppa sicurezza. D'accordo. E questo non va bene, è chiaro? D'accordo, è che io pensavo fosse meglio. Voi volete diventare i numeri uno? Sì, sì, è ovvio. E allora datemi retta, d'accordo? Ci vuole tanta professionalità. Sì. Insomma, voi dovete bucare lo schermo e dire addio alla timidezza. Tu sembri troppo rigido. Allora volete vincere o no? Certo, sì, sì, o no? Sì, ce lo chiede, certo. Sì. Molto bene, allora datemi retta. Non fate come mio figlio. Io vi voglio aggressivi, vi voglio decisi. E per diventarlo il segreto è uno solo. E avere voglia di sfondare subito, adesso, a qualunque costo. Ma che ti prende? Simone! L'ansia è quella che ti assale per l'ossessione di ottenere tutto subito. Che cosa? Coraggio, adesso respira a fondo, forza! Per la paura di non farcela. Ci sono novità sul terremoto? No. No, ancora niente. È un vigliacco e non dirmi di dargli tempo. E tu stai facendo il compito di Cielo? Sì. E tu l'hai già finito? No. No, non ancora. È troppo difficile, non lo so. Mi fa stare male dentro. Sì. Sì, anche a me è venuta un po' di melanconia. Ripensare al passato è dura, stretti tra bei ricordi e ricordi brutti, giusto? E io tra quali sono? No, non rispondere è meglio. Un bel tema. Voglio dire, quello della canzone, sì, della canzone, non il tema di Cielo. Don't look back in anger. Non guardare indietro con rabbia, con il rancore. Tu ci riesci? Ci provo. Quando vivevo a Londra, questo gruppo andava molto forte, gli Oasis. E io adoravo questo pezzo. Pensavo ai miei genitori, che mi avevano fatto vivere tutto questo. Io cercavo di non odiarli, ma non era facile. Mi mancava casa, i miei amici, la mia scuola. E li odiavo, sì. Ma questa canzone mi faceva pensare a tante altre cose. Sì, per fortuna. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away. But don't look back in anger. Don't look back in anger, I heard you say. Oh, accidenti! Scusa, devo assolutamente cambiare questa suoneria, è da pazzi. Scusa. Tefi? Mar, Simone ha appena avuto un attacco di panico. E tu fallo ridere? Guarda che non sto scherzando, gli ha preso un attacco di panico e non è stato certo da ridere. Sul serio, e come sta? Adesso sta meglio, comunque il padre l'ha già rimandato a casa. Ecco, va bene. Allora grazie. Simone oggi ha avuto un attacco di panico. Sì, gli succede qualche volta e adesso lui sta bene. Sì, sta bene, okay. Sta bene. Meno male che non gli ha preso durante lo show, te l'immagini. Nacho, smettila. No, è che... Adesso sto già meglio, ragazzi, non vi dovete preoccupare. L'ho già mandato a casa. Dai, che gli è successo? Non l'avevo mai visto così. Ecco, gli prende di tanto in tanto. Lui è un debole come la madre. Senti, devo parlare con tuo padre. Deve avere molti contatti all'estero e ci farebbero comodo per una tournée. Gli puoi dire di chiamarmi? Sì, 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 glielo dirò senz'altro. Quanto mi fa preoccupare quel ragazzo. Se mio padre mi trattasse così, non so che cosa farei. Ah, a chi lo dici? E io che mi lamentavo del mio vecchio. Ragazzi, quello è un mostro.
Intendo come padre, no? Perché come impresario è un vero fenomeno. Già. Fantastico. Stufato? Mm-mm. No, sono lenticchie alla sevigliana. A quest'ora? Sì, a quest'ora. Se cominciano a cuocere adesso, domani saranno più buone, capisci? Perché si saranno insaporite. E se adesso la telecamera mi segue, farò vedere la ricetta proprio come alla televisione. Allora? Non mi dire che quello è il compito di Cielo. E invece sì, è difficile, non è vero? Intendo, è dura trovare tre momenti felici in tutta una vita, come se fosse uno scherzo. Voglio dire, solo tre, no? Io non saprei quale scegliere, ce ne sono talmente tanti. Feli, quanto bisogna aspettare in amore? Eh? Sì, sì, il fatto è che da fidanzati si vive una situazione come di attesa, no? Ora, quello che ti chiedo è quanto si deve aspettare perché l'altra persona ti ami quanto tu ami lei e perché dopo si riesca a passare ad altro. Ad altro, eh? Mm-hmm, sì. Ad altro. Ad altro. Ma che cosa dici? Oggi vuoi davvero farmi vergognare? Allora, qui ci vuole un esempio. D'accordo, è come preparare un piatto. Mi segui? Tu devi dargli il suo tempo, non devi avere fretta o rischierai soltanto di rovinarlo, è chiaro? Insomma, devi aspettare senza disperare. Sì, hai capito? Sì, sì. E se si aspetta per niente? Ecco, cuciniamo un'altra cosa? No, ascolta, adesso immagina di avere un sogno irrealizzabile, impossibile. Mm-hmm. E tu provi e riprovi a realizzarlo e collezioni soltanto delusioni. Mm-hmm. Ci sei? Mm-hmm. Sì. E se così perdi 10 o 20 anni, voglio dire, è giusto investire tutto questo tempo in un sogno? Comunque passano lo stesso quelli, anche non provandoci. No, adesso ascolta, tesoro. Tu hai fame. Allora, se vuoi un consiglio, mangiati un frutto. O vuoi magari che ti faccia un panino al volo. Ma il piatto forte, non mangiarlo, e lo sai perché? Perché vale la pena aspettare, credimi. Oh! Sono io. Mar, che ci fai qui? Adesso come stai? Va meglio? Tuo padre non mi ha fatto entrare, così sono passata dalla finestra. Non è stato facile, ma non importa. Allora come stai? Meglio. Meglio? Sì. Che bello. Davy mi aveva parlato di un attacco di panico. Sì, era un attacco d'ansia, secondo il medico. E lui non può fare qualcosa? Sì, ma è difficile, Mar. È difficile liberarsi di mio padre. Tu l'hai visto com'è. Io devo essere il più sveglio, il più alto, il più intelligente. Ma tu lo sei. Io non so cosa voglia ancora tuo padre, visto che ha già un figlio perfetto. Non preoccuparti, sono tutti così. Bella la canzone. Sì, è Carla Bruni. Sai, quando vivevo a Parigi, era di moda. Io ero un adolescente depresso. E quando... quando mi prendevano gli attacchi d'ansia, lei mi dava pace, mi calmava. Ecco, questa si chiama Le ciel dans une chambre. Quand tu es près de moi, cette chambre n'a plus de parois. Mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand è davvero un suono dolce. Che cosa dice? Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi.
alberi infiniti. Allora vogliamo andare? Adesso sono più forte. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Che restiamo qui. Abbandonati come se... se non ci fosse più niente. Più niente al mondo. Il n'y avait plus rien, non plus rien d'autre au monde. Et j'entends l'armonica. Sai, io non lo so se è poi una buona idea quella di Salvador. Sì. Non so se funzionerà. Speriamo che funzioni. Il piano, intendo. Sì, sì, certo, certo. Sì. Mi sono messa quel profumo che ti piace, te ne eri accorto. Ti piace ancora? Sì, però se si sveglia la piccola... No, ora no, no, per favore, adesso no, Malvina, d'accordo? No. Che ne pensi dell'investigatore? Bene, per quello che ho visto. Senti, per l'ennesima volta, perché adesso non vai a letto? Perché tanto non riuscirei a riposare prima di aver trovato Juan Cruz. E adesso credo di essere finalmente sul punto di riuscirci. Io vado a dormire. D'accordo. Ma come... come fai a dormire in questa situazione? Io non lo capisco. E pensare che siamo così vicini ad incastrarlo. Ma ci provo almeno. Beh, provaci allora. E tu dovresti fare lo stesso. Lo so che sono noiosa, ma vuoi darmi retta? Tutte queste ricerche, le preoccupazioni, la mancanza di sonno nel tuo stato non ti fanno bene di sicuro. Senti, tu non devi preoccuparti per me, perché ti assicuro che sto bene. E sì. Tu come stai? Sono stanca. Vado a dormire. Va pure. Sogni d'oro. Grazie. Questa stanza non ha più pareti. Ma alberi, alberi infiniti, e se tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. No, no, no! Va tutto bene, va tutto bene. Bene, d'accordo, sul serio. Come ti ho detto, negli ultimi 3 mesi si risolverà tutto, stanne certo. Non è successo niente. Sei proprio sicura che vada tutto bene? Ma sembra un organo che canta per te e per me. Cielo per te e per me. Mais pour toi et pour moi. Vieni a vedere, dai. Sbrigati. Ehi, ma che adesso vuoi? Adesso sta a lascialo vedere che dormire. Succede. È assurdo. Ma se non si sveglia neanche con le bombe, guarda. Hai visto cosa ti dicevo? È strano che dorma ancora. Di solito è sempre il primo a svegliarsi. Non... ah, ho avuto un'idea. Jacka. Ehi, ma non potresti stare più attento? Dai, sta zitta e vieni a vedere piuttosto. Guarda, non riusciamo a svegliarlo. Sì? È assurdo, sembra morto. Chissà che cosa ha fatto ieri. Shh, ora basta, tacio! Che cos'è? I miei 3 momenti più felici. Quando è nata Lely, quando ho incontrato Nico e Cielo e loro ci hanno liberato da Bartolomeo e Giustina, e il giorno in cui Valeria mi dimostrerà davvero il suo amore. Sei
Lei è un essere disgustoso. Che ti prende? Che è successo? Coraggio, vediamo se riuscite a far tardi anche oggi. Cercate di sbrigarvi. Meglio tardi che mai, no? Perché non vai a cambiare il pannolino alla nostra piccola Malvina? Sì, sì, certo, anche perché l'unica cosa che posso fare è pulire la camera dei ragazzi, giusto? Ah, bello! Che bello rivederci qui, volevo dire. Buongiorno Ciao. A tutti. Senti, ciao, perché non chiami i tuoi genitori? Saranno preoccupati. No, io ti dico di no, sono davvero dei grandi quei due. Sei sicuro? Goditeli finché dura. Mia madre è in Spagna in tournée. Il mio vecchio sarà in tournée anche lui. Hai conosciuto tuo padre? No, ma lascia stare, è meglio. Ti assicuro che Terremoto non è come credi. Cosa? Terremoto è tuo padre? No, non è lui. Invece è lui, non darle retta. No, non è lui. Mar, ti ho già spiegato che non è facile abituarsi all'idea di essere padre. È successo anche a me, nonostante avessi avuto 9 mesi per abituarmi all'idea. Ci vuole tempo. È un vigliacco. Mi ha scritto una lettera, capisci? Una lettera. Perché voleva darti una spiegazione. Sei ingiusta nei suoi confronti. No. Capo? È arrivata la signora. Mio figlio! Mio figlio! Che succede? È scomparso, Nico. Bella macchina, è tua? No, l'ho affittata. Un buon investigatore non lascia tracce di sé. Allora, come ti stavo dicendo, un tizio geloso mi chiede di seguire la moglie. Lei mi piace, la conosco e me ne innamoro. Così perdo il cliente e qualche mese dopo lei mi molla. E lì ho capito che non si può mischiare il lavoro con l'amore. Ricordatelo. Sì, me ne ricorderò. Allora cosa hai scoperto? Ho cercato di ricostruire la serie di follie che mi hai raccontato e se questo Juan Cruz, o come si chiama, ha attraversato un portale che blocca il tempo, lui dovrebbe avere meno di 40 anni. Vado bene? Sì, continua. Ma noi non abbiamo un profilo né segni particolari, quindi io direi di scartare le spiegazioni più ovvie. Ovvie per chi? Coraggio, adesso inizia la festa. Dai, adesso sta tranquillo. Tuo figlio può essere andato in giro da qualche parte. Magari è andato a trovare un amico. No, so. No. Io conosco mio figlio e ti dico che è scomparso. Si sarà nascosto. Mar... No, non dire così, eh. Non parlare così di tuo padre. Non è mio padre. Senti, così non ci aiuti. Ad ogni modo, tu cerca di stare tranquilla, d'accordo? Mar... Io capisco il tuo atteggiamento e non posso certo darti torto. Non sai quante volte gli avevo chiesto di dirti la verità, ma lui è... È scappato, giusto? O no? No, non è scappato, guarda che non è così. Ascolta, Dora, ma tu come fai ad esserne così sicura? Ascolta, io... Quello che sento, quello che credo, è che qualcuno possa averlo sequestrato. Sì, certo, ma... come no? Ma chi può sequestrare uno spiantato come Terremoto? E questo dai. Che cosa c'entra? Senta, mi ha scritto una lettera e se n'è andato. Io ora vado a scuola. No, aspetta, non puoi andartene così. È sempre la madre. Che cosa c'è? E una madre conosce bene il proprio figlio. Devi cercare di stare calma, risolveremo tutto. Io sono disperata. Lei è matta. Ma no, tesoro, questo non te lo permetto. E neanche io, adesso basta, eh. Posso restare sola con mia nipote? No. Sì. No. Sì. Io non sono sua nipote. Sì, certo. Chiaro? Senti, Mar non viene, ma tu adesso racconta tutto. Dai, cosa è successo? Rama, il romantico, il poeta, il ragazzo sensibile. No, ora non dire altro. No, ecco, non è che Nacho non sia romantico. Lui ce la mette tutta, no? Ma non è certo come Rama, che tenero. Sì, ha ragione lei. Tacho è un gran bravo ragazzo, però non è come Rama. E invece lui è uguale a tutti gli altri, ragazze. Sapete il compito? Eh? Sì. Oggi ha scritto che il suo terzo momento più felice ci sarà solo... quando gli dimostrerò davvero il mio amore. Certo, è proprio innamorato di te, eh? No, fa tanto il sensibile, invece è come tutti gli altri. Senti, io lo conosco da sempre. Ti assicuro che non è un tipo che gioca sporco, soprattutto con te, Vale. Beh, vuol dire che il sentimento gli ha cambiato il carattere. Sì, forse l'avrà contagiato l'aria che tira nel gruppo, no? Sapete, tante volte non so come comportarmi con Nacho. No, con me questo no. Più lui è appiccicoso e meno ho voglia di... di stare con lui? Senti, si può sapere prima che è successo? Scordatelo. Ma che cosa le prende? Tu cerca di aiutare Nacho. Arrivo, eh? Lo vuoi un consiglio d'amica? Non farti contagiare. Ci sono altre cose nella vita. Davvero? Quali altre cose? No,
Farò tardi a scuola, signora. No, niente, signora. Io sono tua nonna. Non è mia nonna. E invece sì. E ora devo parlarti di tuo padre. Ecco, non si sa se Terremoto sia davvero mio padre. Che cosa? Sì, noi ne siamo sicuri. Questo discorso ormai è chiuso. Tesoro, adesso ti chiedo solo di ascoltare. Se non vuoi che ti parli di tuo padre, lascia almeno che ti parli di tua madre, che è stato il grande amore di Maurito. Sai una cosa? Io ho dovuto lavorare molto per Maurito e per me. Perché mio marito ci ha lasciati quando era piccolo. Lui così è cresciuto da solo, nella palestra. Per questo, quando ha conosciuto quella ragazza, è diventato subito più dolce. E quando poi l'ha persa, gli è crollato il mondo addosso ed è ritornato quel giovane duro e ribelle che è sempre stato. Lui vive nel passato. E tu ora sei il suo possibile futuro. È questo che lo spaventa. Io lo so che lui è un adulto e tu solo una ragazzina, ma per favore, Mar, ora te lo chiedo per favore. Cerca di calmarti un pochino. Cerca di avere pazienza. Lui ti vuole tanto bene, Mar. E ora dov'è? Dov'è? Io non lo vedo qui con me. Ad ogni modo non mi importa. Non mi importa se torna o sparisce per sempre, fa lo stesso. No, Mar. Quell'abbraccio tra padre e figlia, ormai lo aspetto da tanti anni. Non credo che qualche giorno in più possa cambiare qualcosa, giusto? Ora lascia che ti abbracci. Niente male la brunetta, eh? Ah! Quanto mi piace Raffaella Carrà, io l'adoro! Possibile che sia tutto un gioco per te? No, questo non è vero. Ricorda, mai mischiare il gioco con il lavoro. Anche se con te farei un'eccezione. Andiamo a ballare stasera? Ehi, ma che vuoi fare? No, ridammele! No, non si mangia qui dentro o mi sporcherai tutto. Sai una cosa, un bagnetto non ti farebbe male. E perché non ti tagli la barba? E guarda, non ti distrarre, sta attento. Ma dove stanno andando? Oh, se è un funerale, perché non ci hanno invitato? No, aspetta. Quella è una chiesa e lì dentro c'è un portale uguale a quello che abbiamo a casa. Ma che staranno portando dentro? A me sembra proprio un cadavere. Allora, l'esercizio che vi ho dato non serviva ad altro che a liberarvi la testa dai problemi e a ricordarvi dei giorni felici. Adesso chi vuole iniziare per primo a leggere il suo compito? Coraggio, dai. No, inizia. Che cosa aspetti? Luca? Cominci tu? I miei tre momenti più felici. Il primo è stato quando mia madre mi regalò la mia prima bici, che in realtà è stata anche l'ultima. E il secondo è stato quando ho sentito per la prima volta un'attrazione per una ragazza. Ah, e vai, era bella? Sì. Sì? Sì, era molto, hai visto? Molto bella. E il terzo momento è quando sono entrato qui. Ma che carino. E questa è diventata casa mia. Tacio? Ecco, io ho vissuto diversi momenti molto belli. Ma dovendo scegliere, il primo è stato quando tu e Nico siete arrivati qui. Poi c'è stato lo show che abbiamo fatto l'anno scorso al parco. Sì. Ve lo ricordate, sì, anche voi, eh? Come no? E infine, il terzo è un giretto in barca che ho fatto insieme a lei. Te lo ricordi anche tu, eh? Ah. Carina. Adesso basta, così impariamo a rispettare i momenti degli altri. Hai ragione. Jasmine? Un giretto in barca? Sì, allora sì, smettila poi adesso. Ecco, i miei tre momenti più felici sono il primo, quando siete arrivati tu e Nico. Il secondo, quando mio padre mi insegnò a ballare il flamenco. E come lo balla? E il terzo, anche per me, quel giretto in barca. Ma si può sapere che avete fatto? Avrete rischiato di affondarlo. Molto bene, grazie Jasmine. Rama? Ecco, sì, in realtà i tre momenti non li ho ancora vissuti tutti. Il primo comunque è stato quando è nata Aleli. Il secondo è quando siete arrivati tu e Nico a casa e ci avete liberato da Giustina e Bartolomeo. E il terzo ancora non...
Non c'è ancora o ti vergogni di raccontarlo? No, non è vergogna, è che riguarda Valeria. Stai attento, eh? Attento a cosa? Il fatto è che non posso raccontarlo perché è qualcosa che io vorrei, ma che lei non... Mi vuoi far vergognare davanti a tutti? Ma di che parli? Lo sai che vuol dire? Cose assurde su di me! Contento? No, ma cosa... Io me ne vado! No, aspetta! Dove vai? Valeria, Valeria! Ecco che chiama lo psicologo. Fai il bucato? Sì, sono sporchi quei pantaloni, toglieteli. Qui? Dai, coraggio. Sto andando in lavanderia, forza, sbrigati, dai. Ho capito. Ecco. Come stai? Beh. No, sei stato male, è vero? Sì, ma va meglio adesso. Ne sono felice. Senti, i ragazzi sono a lezione con Cielo. Vuoi sederti? Grazie. Dai, siediti qui, coraggio. Qui? E perché no? Sai, anch'io non sto molto bene. Forse sono un egoista. Che ti succede? A parlartene, ma questa è la verità. No, parlamene. È uno stato d'animo, capisci? Una cosa che... Ma tu sei sicuro di stare bene? Perché Mar mi ha accennato qualcosa. Che è successo? Ho avuto una brutta crisi, ma adesso va già molto meglio. Sei sicuro? Sì. Dai, cerca di sbrigarti, Caridad. Stiamo aspettando. Sì, va bene, ma... Non sarà il caso di andare a vedere che cosa stanno facendo? Ancora. Perché io prima ho visto lo sguardo di Vale e non... No, è molto meglio che si chiariscano da soli. Allora adesso parlerei io, anche perché ne ho diversi, d'accordo? Comincio. E vai, sì. Quando sono arrivati i ragazzi, quando ho conosciuto Cielo e quando mi sono fatto la barba la prima volta. Che c'è da ridere? Scusami, va avanti. Bene, quando ho conosciuto Nico... Quando ho vinto la coppa Coca-Cola. Va avanti per molto? Quando ho dato quel pugno a Ardia. Bel colpo. Quando ho conosciuto la mia ragazza. E vai così. E i miei genitori. Leon? Sì. Va bene, i momenti avrebbero essere tre, ma fa lo stesso. È che non. Non ne avresti qualcun altro? Non era facile scegliere. Non ce ne eravamo accorti. Caridad, tocca a te. Bene. Ecco, io qui ce l'ho messa tutta, sentite. Sta tranquilla. Il primo è il giorno in cui sono nata. Ma dai, come fai a ricordare quando sei nata? Che c'è di strano? Io me lo ricordo. Sì, guarda, certo. Che è vero. Bene, l'altro giorno è quello in cui sono arrivata qui e Nico mi ha portato a conoscervi. E ecco, l'ultimo è stato quando Nacho mi ha presentato come la sua fidanzata ufficiale davanti a tutti e anche davanti a mio suocero, il pelato. Ah, e anche quando Jasmine e Tacio hanno fatto quel giretto in barca. Sì, è stato ecco, un giorno forse bellissimo. Adesso sarebbe il caso di passare a parlare soltanto di Ma che bravi ragazzi. Va bene, adesso è il mio turno. Allora, il giorno in cui sono arrivato qui e ho conosciuto tutti voi, il giorno del nostro esordio e il primo bacio che ho dato a Mar. Oh, ma com'è romantico. Ecco, sta a me? Sì. Quando... Quando tu e Nico avete iniziato a occuparvi di questa casa, quando ho conosciuto mia madre, terremoto non conta, quindi mi limito soltanto a dire mia madre, e quando mi sono innamorata la prima volta. Ai 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 ai. Oh no. Come va il petto? È dura, eh? È dura, respira. A volte nella vita non va come vorremmo, ma bisogna reagire. Dai, adesso devi raccontarci chi è stato il fortunato. No, Caridad, questo non fa parte dell'esercizio, quindi sì, non è necessario. No. Lasciala stare. Non è il caso. Non insistere. Bene, adesso a chi tocca? Sei rimasta solo tu, Cielo. Dai, siamo curiosi. Ecco, per quanto mi riguarda, il primo è stato... Ecco, come per tutti voi, quando vi ho conosciuto. Il secondo è stato quando ho recuperato la mia identità e ho provato lusso. Come va il petto? Coraggio. A volte la vita è molto dura. E il terzo momento è senza dubbio quando mi sono sposata con Nico. No, sì. È bella la vita, eh? Sì. Mi ha davvero sorpreso, sai, ormai non me l'aspettavo. Ma che ti succede? Perché fai così? Scrivilo anche sui muri, le tue vere intenzioni. Che cosa? Ma non è come credi tu. Ah, no? No. Ah, no! No, ma figurati! No, vuoi calmarti? Stai blaterando! Io vorrei solo che tu mi dicessi ti amo, tutto qui! Io te l'avrò detto mille volte, quasi ogni giorno! Ma mai spontaneamente, ed è questo che voglio! No, senti, io adesso vado a mangiare! Sì, certo, ma io non voglio aspettare tutta la vita che tu trovi il coraggio di farlo, è chiaro? Queste sono sciocchezze! Sì, ma che ci fanno litigare, è la realtà! Non ci sarà anche qualche altra ragione! Allora, che litighiamo ogni giorno! Come va, ragazzi, eh? Tutto bene, non è vero? Che sta succedendo?
Se dobbiamo agire, lo faremo a modo mio, senza combinare disastri. Sì, ma guarda che io non andrò ad aspettare fuori. Ora sta a sentire. Lo dico io cosa si fa, come si fa e quando si fa. Ed entrare adesso sarebbe un grosso errore. Allora esci. Tu esci e io entro. Per poi doverti dire te l'avevo detto? Hai paura? Quella l'ho persa quando mi sono innamorato. Mai pensato di fare l'investigatore? Puoi aprire quella porta? La fretta è cattiva consigliera. È lei che ha frainteso tutto, capisci? Mi stai ascoltando o no? Manca ancora qualcosa, Nico, sì. Sto parlando con te. Sì, sì, ti ascolto, ma ora tu devi continuare a girarlo piano piano e a fuoco lento. Ma tu hai sentito che cosa ti ho detto? Sì, ho sentito tutto, al punto che ho imparato a memoria tutta la storia. Aspetta, aspetta, aspetta! Perché tutta questa ansia? No, non è ansia quella che sento. Non è ancora cotto, aspetta. Quello che mi dà fastidio è dover aspettare tanto qualcosa. Divento di cattivo umore, non riesco a dormire, ma di sicuro non è ansia, solo che non so cos'è. Ah, quindi non sei un ansioso? Non sono un ansioso. Ok, ascolta, due tra le cose forse più brutte della vita sono l'angoscia e l'ansia. L'angoscia ci viene dal passato e l'ansia dal futuro. Per questo è sempre meglio vivere il presente. Adesso, torna al nostro sughetto a fuoco lento, d'accordo? Ascolta, vacci piano con Vale. Io capisco che è molto più bello sentirsi dire un ti amo non richiesto piuttosto che un anch'io. Ecco, però lo vedi, che... è proprio no, questo. Devi stare calmo, fammi finire, per favore, d'accordo? Sì. Adesso dimmi perché deve essere sempre tutto come lo vuoi tu e quando lo vuoi tu. Non lo so perché, ma io preferisco così. E comunque vorrei che ora Valeria mi dicesse finalmente ti amo. È tutto. Sì, lo so, anche a me piace stare con la mia ragazza, ma poi è sempre la stessa storia. Ecco. Capisci che non posso fare sempre brutta figura? Quando sto con lei mi si blocca la lingua. Senti, a me sembra che ti piaccia molto quella ragazza, non è così? Sì, sì. E se dovesse pensare che sono solo un idiota? Può anche darsi, no? No, no, non lo penserà mai. Però in ogni caso, dalle tempo e vedrai che... Scusa. Mercedes! Ciao, come stai? Bene, tu? Anch'io. Ecco, guarda che io stavo venendo a casa. No, ti ho portato solo un cambio, sta tranquillo, così potrai fermarti anche a dormire qui se vuoi. No, non credo mi abbia voglia, no? Per noi non c'è problema, davvero, se vuoi fermarti a me sta bene. Però oggi c'è lo stufato e non è certo il piatto che preferisce. Ah, lo stufato? Buono. Va bene, resta pure. Senti, oggi ti andrebbe di fermarti a mangiare insieme a noi? No, no, sei sempre molto gentile, ma vedi... Marcello sta tornando, mangerò con lui. Adesso ascolta. Qualunque cosa ti serva, qualunque, tu chiamami, d'accordo? Tanto sono qui vicino. Ma tu non ti arrabbi se io magari... No, sta tranquillo, io non mi arrabbio, neanche tuo padre, te l'assicuro. È la verità. No, io stavo per dire un'altra cosa. Senti, non ti arrabbi se porto due amici a mangiare a casa? Ecco, no, sì, intendo no. No, di certo, anzi, al contrario, ne sarei felice. Benissimo. Scusa, è l'emozione, tesoro. Ti voglio bene. Mi sento così stupida. Invita pure chi vuoi. Allora vado a dirle ai ragazzi. Oh, sì. Torno subito. Ho capito che le cose realmente importanti hanno bisogno di tempo. Allora come va la storia del panico? Ora sto bene. Sì, l'importante è che riesca a nasconderlo allo psicologo. Mio padre vuole che faccia una cura per... Ma io non voglio, capisci? Tuo padre finirà per prenderlo a pugni se continua così. Senti, tu non puoi essere allo stesso tempo ansioso, lento e pauroso. Io non credo affatto che tu sia davvero da buttare. Scherzavo. E ho sbagliato. Sì. Parliamo di altre cose? E terremoto? Altre cose. Simone, ho saputo di ieri sera. Sì, stai... sto meglio. Ma... Grande. Che cos'è, il compito di fisica? Sì, sì, non ci capisco niente. Volevo chiedere. Senti, a Siero. Io l'ho già fatto, vuoi che te lo spieghi? Sicuro? Certo. Non ti dà fastidio? No, dai, andate. Vieni. Ok, grazie, sei un amico. Chi c'è adesso? Come al solito. Non so che cosa fare. Uno arriva e mi canta Don't Book Baginanger. E io svengo. E l'altro mi canta le ciel d'una cambra e io svengo di nuovo. Io non posso continuare ad andare avanti così. Ecco,
Qui ci assomigliamo abbastanza, non credi? Sì. Secondo me... Sì, però ci sono dei momenti in cui devi fare una scelta. Ora non è che loro mi abbiano detto di scegliere uno dei due, ma a questo punto io sento la necessità di scegliere. Sì, va bene, ma non è detto che tu debba farlo proprio oggi. Prenditi tutto il tempo. Ora lo so che non devo avere fretta, però ho bisogno di sapere se quello che voglio sta per realizzarsi. O rischio la disperazione. Siete voi gli ospiti? Bene. Mi fa sentire insicuro. Molto bene, andiamo pure, allora. Coraggio. Faccia strada. Oltre a farmi dubitare che quello che voglio possa mai realizzarsi. È per questo che a volte ho bisogno di qualche certezza che riesca a placare la mia ansia. E se non riuscissi a scegliere? Ti piacerebbe se succedesse a te? E se quando decidessi fosse già tardi? Chi vivrà vedrà, mi diceva sempre mio padre. Tempo al tempo, Mar. La notte è lunga, ma la vita è così corta. E tutti noi vogliamo tutto e subito. Dai, sbrigati. Questo non è un gioco da ragazzi. Ecco. Vai pure, socio. Si può entrare nel cortile. Te l'avevo detto. Salve, lei è il curato, vero? A volte capita che per la nostra ansia finiamo per perdere proprio quello che tanto sognavamo. Ecco, ora è pronto. Le cose che contano davvero hanno bisogno di tempo. Le cose importanti hanno bisogno di impegno. E per l'ossessione di ottenere tutto e subito, poi si rischia di non vedere neanche quello che si ha. Il mio terzo momento felice è oggi. Questo. Perché so che Valeria mi ama. Anche se lei non me lo dice come piacerebbe a me. Le volevo solo chiedere una cosa. Qui non si può entrare. Io vorrei sapere... Andiamocene. Che cosa c'è di là? Ho detto fuori. Esco da solo. Ho capito. Conosco, stia la, strada, conosco grazie, la strada. Grazie, molto gentile. Es el momento.